You ass! Come here, ass! Fuck! Pino! Pino! Ma dove è finito quello? Vabbè, era lento. È capace che lo mangio di paguri. Tosta la natura. Perlomeno è equa. Sei ferito? Muori. Resti indietro? Muori. Non trovi cibo? Muori. Non trovi acqua? Muori. Sei stitico? Muori. Prendi un parassita? Muori. Scegli il punto sbagliato dove dormire? Muori. Non riesci ad accoppiarti? Muori. Eppure vergine. Ah, cazzo, mi sa che mi sono tagliato. Mi sa che muoio. La natura non discrimina nessuno. Ai suoi occhi siamo tutti gli stessi. Delle merde da uccidere. Per fortuna la nostra specie è in grado di provare compassione. Per questo spero che qualcuno mi trovi e decida di aiutarmi. Così lo accoltello, gli fotto i portafogli e posso chiamare un taxi per l'ospedale. Pensate, nel 1974 hanno trovato in Kenya il fossile di un esemplare di Homo erectus. Era un nostro antenato. Perlomeno mio. Tu a ben guardarti. Non ne sono certo. La prima donna di cui si abbia traccia. Cercavate Eva? Tu! Notevolmente più villosa di come ci aspettassimo. Anche perché estetisti non ce n'erano 1,7 milioni di anni fa. Li hanno inventati solo 2000 anni fa circa, in Palestina. L'avete visto pure voi il crocifisso, no? Comunque, guardando le ossa delle gambe della nostra Eva, si sono accorti che erano tutte deformate e calcificate. Sembra che sia morta per una malattia chiamata ipervitaminosi A. Era paraplegica in pratica. Non poteva deambulare, né stare in piedi e muoversi, però è riuscita a sopravvivere svariati mesi con questa patologia. E come avrà fatto? Come si sarà procurata da mangiare? Deliveroo? L'unica spiegazione è che qualcuno si sia preso cura di lei. È la prima volta nella storia umana in cui appaia una qualche traccia di compassione. Non è meraviglioso? Ehi, ma quello è un rarissimo esemplare di pettinoso schifo matò. Non se ne vedeva uno da un sacco di anni. Crepa! È meraviglioso come noi esseri umani adoriamo aiutare il prossimo. Alcuni di noi hanno tutto questo groviglio di amore, questa sindrome della croce rossina che proprio non ci sta, dobbiamo proprio riversarla, rovesciarla su altre specie. Mi viene in mente una storia che ho letto su Facebook. Ci stava questo tizio in Mozambico che aveva trovato un povero ippopotamino indifeso, abbandonato dalla madre perché aveva una deformazione alla zampa. Allora questo signore se ne è preso cura, crescendolo, accudendolo, leggendogli le favole, amandolo per tutto il tempo necessario affinché crescesse in piena salute. E una volta cresciuto, lo ha liberato in natura. Il signore era molto triste perché ormai gli voleva tanto, tanto bene, ma era la cosa giusta da fare. 2 anni dopo, lo stesso signore, mentre era in viaggio presso il lago Malombe, si imbatté in un gruppo di ippopotami e tra loro c'era un individuo adulto che aveva proprio la stessa deformazione. Che si trattasse proprio del suo amico, che fosse proprio il suo amato ippopotamo. Allora pian piano si avvicinò, timoroso, cercando di capire se quello lo avrebbe riconosciuto. Ed effettivamente quello si era girato a guardarlo. Dopo un poco si allontanò dal gruppo e si avvicinò al signore. I due si corsero incontro, si abbracciarono, fu un momento tenerissimo. Poi l'ippopotamo gli spezzò l'osso del collo sbattendolo a terra, ci defecò sopra e trascinò via il cadavere come trofeo. Dovrei smettere di leggere queste stronzate su Facebook. Beh, forse non era l'approccio più adatto per toccare il tema.